ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio, in questo primo episodio di questo giochino super iper coloratissimo che si chiama Slime Rancher. Sì, Let's Set Movie, grazie, so come muovermi nei videogiochi, la ringrazio, ho imparato tipo il primo, hop to hit, spacebar jump, hold shift to sprint, ok, non mi sta dicendo nulla di nuovo. Allora, in questo gioco, madonna quanti pop-up, bisogna raccogliere queste specie di... Ah, come sei bello! Queste specie di cacche di arale... Oh, mi è rimasto in testa. Queste specie di cacche di arale rosa saltellanti. Plop. Si raccolgono così e poi, se non ho capito male, si sparano dentro a questi recinti. Insomma, noi dobbiamo collezionare questi slime. Slime che non sono altro che... Delle melme che di solito fanno schifo. Di solito si trovano tipo negli hentai che fanno robe brutte alle ragazze. Però qua no, qua saltellano, ridono. Guarda com'è bello sto coso. Guarda com'è bello. Che poi quando lo aspiro, guardate, cioè non perde il sorriso nemmeno se lo aspiro. Plop. È bellissimo, siete bellissimi. Sono di una tenerezza immane. Ma veramente bello, gioco perché è colorato. A me piacciono i giochi super coloratissimi. Mi ricordano i cartoni animati. Allora, ok, io ho raccolto tutti questi robi piccolini. Però fammi vedere se c'è tipo qualcos'altro in giro. Cosa sono questi? Cosa siete voi? Preset to activate. Empty ranch plot. Ah, ok, a quanto pare qua si costruiscono robe. Giardino. Ah, ok, questo per coltivare roba e altre cose per buttare dentro. Insomma, vedremo un po' per volta. Questo gioco lo conosco poco. Ho visto qualche video su YouTube in giro che mi ha convinto ad acquistarlo. È veramente, veramente bello. Quanti? Tutti i miei, tutti. Mi sento un Ghostbuster. Che belli. Ma quante carote. Ma quante carotine, che immagino siano il cibo di questi sgorbi. Venite tutti da me. Tutti. Io penso di dover raccogliere tutti quanti più slime rosa che posso. Allora, se ho letto bene, ce ne sono tipo di... Mi scompaiono dal nulla. Ma non ho capito se hanno tipo uno spawn o se... Oh, è partita una carota. Se hanno uno spawn o se tipo scompaiono totalmente a nulla. Altre carote, vieni. Ho tipo raccolto anche della frutta, non so da dove. Allora, colleghi pink slime, venite qua. Pom. No, L'ho fatto rimbalzare tenuto di qua. Allora. Ok, sono tutti nella gabbia. Se non sbaglio, ora devo dargli le carote. Quando gli do le carote a sti robi, mi dovrebbero produrre i plort. Cosa sono i plort? Praticamente la loro cacca. Letteralmente... Senti come sono felici! Come sono felici! Sono praticamente la loro cacca. Io vivo di questo. Io vivo di cacca. Letteralmente... ma io vivo datemi tutta la cacca che avete. Datemi tutta la cacca. Sì, ma li sto anche assorbendo voi. Ma scusate, ma non c'è un modo per... Non c'è veramente un modo per assorbire solo la cacca. Devo veramente ogni volta assorbire pure loro? Vabbè, che sono felici di essere assorbiti, quindi. Non ho mangiato tutte le carote. Scusate, ne mancano tre. Mi sa che non hanno fame. Vabbè, le lascio lì per dopo. Ma se facciamo lo scontrino notturno. E questi plort vanno buttati dentro a sta specie di contenitore qua dentro, così. Paum. Buttandoli qua dentro, io guadagno soldini. Vedete, questi rosa che ho adesso mi danno 10. Queste freccette verdi, in teoria vuol dire che stanno aumentando di prezzo, quindi gliele butto tutti quanti dentro. Come vedete, i miei soldi in basso a sinistra stanno crescendo. E niente, questo è praticamente tutto quello che devo fare. Raccolgo cacca, coltivo, insomma, sono un allegro agricoltore di queste cacchette rosa. Però io vedo anche che ho un messaggio. Come si fa? Carote. Avevo missato le carote qua. Vediamo che se non ho mancato altre cose qua dentro, qua nei dintorni. Ho sentito una gallina! Gallina! Vieni qui! Hen! A Erti, una gallina di terra allevata per essere il doppio più buona dei suoi cugini terrestri. E che faccio? La butto qua dentro? Puff. Flip. Oh! Se la sono mangiata! Aspetta, ma sti bastardi mangiano pure le galline, non solo le carote. Pulcino! Pulcino! Oddio, che carino! Così piccolo e soffice che...
che sembra riempito con dei marshmallow. Ok, non farò lo stesso errore, non ve lo butto di nuovo dentro. Maledetti, ma si mangiano pure le galline. Ma siete dei maledetti, ma vi mangiate di tutto, mica solo la verdura. Allora, mica solo la verdura. Ma pezzi di... Oh, oddio! No! No, come si fa? Aspetta, no! Ho lanciato il pulcino! No, pulcino, vieni qui. No, pulcino, vieni qui, no, sono pieno, l'inventario pieno. Pulcino. Oddio, si era glitchato. Allora, ho l'inventario pieno, è per questo che non posso più ficcare. Allora, carote, ok. Ok, avevo l'inventario pieno, quindi non riuscivo più a ficcare questi cosi. Oddio, ho rischiato di far... Basta! Ma perché? Ho rischiato di far morire il mio pulcino. Allora, pum e pum. È un casino raccogliere la cacca, perché... Perché mi saltano letteralmente addosso? Cioè, devo farlo piano piano così. Altrimenti ogni volta mi... Va! Va! Come mi sobbalzano! Oh, quante galline... Ma porca... Ma ti vuoi tornare nel tuo buco? Maledetto. Oh. Allora, gallina, vieni qui. Ce n'era un'altra, l'ho sentita. Oh, eccola lì. Allora, abbiamo due galline e un pulcino. Se non sbaglio, posso creare un ranch apposta per loro. Tipo qua... Coop, ok, che sarebbe, insomma, il recinto delle galline. Oh, perfetto. Quindi se io le sparo qua, in teoria... Boom! Come li lancia? In teoria non dovrebbero mangiarseli quelli... In teoria quei bastardi di slime non dovrebbero mangiarseli. A distanza! Pum. Ma che mira che ho. Ho 240, un po' pochino. Andiamo a esplorare adesso. E tu cosa sei? Range Exchange Offline. Non ho idea di cosa sia, penso che sia tipo una funzionalità che verrà aggiunta in seguito. Alla fine questo game... questo gioco è ancora in Early Access, anche se c'è da parecchio. Cacca, dammi cacca, tutta a me la cacca. Oh, pulcino! Pulcino, vieni qui prima che ti mangiano questi bastardi. No, voi non mi servite. Voglio la vostra cacca però. Voglio la vostra cacca. Cacca, quanta cacca. È pieno di cacca. No. Non ti voglio. Boom, ti sparo via. Posso spararlo via. Aspetta. No. Gli ho dato da mangiare un frutto per sbaglio. Venite qua. Boh, vi sparo via tutti così la smettete di mangiarmi le mie galline. Via. Boom. Oh, non so dove li ho spediti, ma spero lontano. Oddio, si è fatta notte. Che succede la notte? Non è che mi compaiono robe brutte. Cosa siete voi? Cosa siete? Oh, questi volano. Blu. Cosa sono? Phosphor Slime, The Softy Glowy Herald of Starlight. Ah, sono quelli notturni? Che carini, sembrano lucciole. Venite qua. Ma che schifo, ma sporcano in giro, lasciano una schifezza. Ma quindi la notte escono altri tipi di slime. Ah, interessante. Ma quanta Che cacchio è sta scatola? Ma una scatola! Cosa sei tu? Ma è enorme! Non posso aspirarlo. Ma è enorme! Vabbè, io volevo raccogliere la cacca. Quanta cacca? Non posso, sono pieno. Sono pieno. Pink slime, vaffanculo. Fammi raccogliere la cacca. La cacca. Oddio! Ma questo rotola! È roccioso, quindi penso che mi faccia male. Io per sicurezza non me lo attiro. In compenso mi prendo tutta la loro cacca. Tutta la cacca. Ma scusate, ma di questa cassa cosa me ne faccio? Ma la posso spaccare? Oh! Oddio, la potevo spaccare! Mi ha dato soldi? Frutta? E che cazzo è sta roba? Una fragola cubica. No! No, io voglio la fragola cubica! No, lo so che me la vuoi mangiare! Vai via, pussa via! Io voglio la fragola cubica! Però sono pieno! Aspetta, allora, me la porto così. No, non posso portarmela così. No, non ci provare neanche! Vai via, sai! Vai via! A te ti voglio... Cosa sei tu? Cosa sei... Aia! Ok, tu mi fai male. Ma io voglio la fragola, come faccio? Devo liberarmi... Vabbè, mi libero di questi polli, vaffanculo. Dammi la fragola! Q-berry, delicata, dolce e non puoi farla ruotare su un tavolo. Beh, giustamente. Ma io ho questi pogo frutto, non so cosa farmene. Ma posso dare da mangiare a sti tizi? Sì, se li mangiano. Se li mangiano. Allora, dai, boh, mangiateli voi. Mangiateveli tutti, tanto a me non serve. Questa fragola però me la tengo, non so, mi sembra carina. E invece voi altri, vi faccio un recinto a parte. Oh, sempre sto coso. Perfetto, pom 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 pom. Ora vado a prenderne altri, perché sono troppo carini.
Oh, i pulcini sono vivi! Non ve li siete mangiati? Allora me li ripiglio. Grazie. Che cosa c'è di qua? Oh, altri! Tutti. Cos'è? 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 Cos'è un gatto? Cos'è sto robo? Cos'è sto robo? Aia! Ma fa male! Ma cos'è sto robo nero? Cos'è sto robo? The Tar, Dos of Ravenous Rainbows. Che minchia. Oddio! Ma si mangiano gli altri! Ma sono cannibali! No, via, 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 via! Sono cannibali sti cosi! Vabbè, fammi salvare il gatto! Fammi salvare il gatto! Ho salvato il gatto? Ho salvato il gatto! Fammi salvare questo! Vieni da papà! No, ma se li mangiano! Ma sono cannibali! Ma via, 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 via! Aia! Aia! No, gallina! Aspetta, cos'è quella cacca? Non so cos'è sta cacca, gallina, vieni qui! No, no! Vabbè, vaffanculo la gallina, sti cosi sono troppo pericolosi, me ne vado. Dun dun dun, dun dun dun. No, ma questi robi volano? No, ma sti robi volano? Guarda che sta uscendo sto. Ma guarda che sta uscendo sto maledetto! No! Rimani dentro! Rimani dentro! No, ma sti robi escono! Ma volano! Ma non va. Beh, in effetti hanno le ali, stupido me! Allora, aspetta, intanto fatemi raccogliere. Fatemi raccogliere la cacca! Fammi raccogliere la cacca! Vabbè, devo prendere per forza anche loro. Che palle. Stanno volando in giro? No, per fortuna. Ma no, ma sono tutti in giro! Sono tutti in giro! Ma porca, vabbè, fa niente. No, uè! Perché non c'è più? Scusi, io dovrei buttare la cacca. Ah, okay. Ah, perché era passata la mezzanotte. No, ma che schifo! Non valgono 7 sti cosi adesso. Ah, ho capito, forse quando passa la mezzanotte, ovvero il giorno diventa. Cioè, che cambia il giorno. Mi cambiano tutti i prezzi. Infatti, questo robo è sceso di 2. Vedete che c'è la freccetta giù. E mi è sceso di 2 anche quello no. Maledetti, non posso più farmarli. Allora, galline, tornate nel vostro recinto. E mi sa che ho intenzione di mettere un qualcosa per coltivare. Perché c'ho questa fragola nell'inventario che mi sta un po' in culo. Quindi, se io teoricamente la butto qua. Ah, ok, vedi, ora mi ha fatto crescere. Di già? Di già subito? No, ma che bello, ma anche l'albero è cubico. No, direi di no. Growing. Però. Quando? Quanto ci mette? Vabbè, non è dato a sapere quanto ci mette. Vabbè, io ci fico i gatti qua dentro intanto. Perché sono spaventati? Perché hanno questa faccia orribile? Ah, ok. Forse perché li ho salvati prima da quei robi mostruosi che volevano mangiarli. Vabbè, ma questi sono tutti in giro. Tornate dentro, maledetti. Tornate. Oh, tornate dentro. Ma c'ho un dubbio, ma non posso dormire. Perché io vedo che c'ho tipo anche un messaggio. Non è che posso entrare dentro la casa? Vedo una Z. Magari posso entrare dentro la casa e dormire? Sì, direi proprio di sì. Allora, mail. Intanto vediamo cosa c'è scritto qua. Ah, niente, una mail del cazzo dei programmatori. Vabbè, io dormo. Sleep until morning. Oh, ho capito. Allora si dorme così. Vabbè, ho fatto in tempo a dormire tutta la mattina. Che questi cosi. Guarda dove sono. Ma potete per favore ritornare dove eravate? Grazie. Dun 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 dun. Oh, anche tu. Ti ringrazio. Molto gentile. Basta saltare. Ma devo. Vabbè, vabbè, vabbè. Vaffanculo. Morite allora. Che vedevo di. Le fragole? Le fragole posso già prenderle? Whee! Posso prendere le fragoline! Ok, quindi una notte intera basta per farne crescere un po'? Dai, tutto a me. Ce ne sono ancora alcune. A chi posso dare da mangiare queste, però? Tu cosa dia. No, ma anche tu salti! No, no, non volevo darti le fragoline. Anche questo salta! E vabbè. Allora, aspetta, mi sa che. Posso tipo fare un muro più grosso? High Walls, sì, però mi serve 350. Fammi farmare un po'. Dove sono spariti quelli luminosi? Basta! Dove sono spariti quelli luminosi? Ma mi sono spariti quelli luminosi? Ma stai scherzando? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? The Grotto! Quanto costa? Boh, non so cosa sia, ma costa troppo che non voglio manco saperlo. Ma le galline non mangiano niente. Se gli do la fragola, la mangiano. Gallina, tu per caso mangi una fragola cubica? Mi sa proprio di no. Mi sa. Cacca! Cacca! Cacca!
mangiato la gallina! Pezzo di merda di un gatto fetente, si è mangiato la gallina! Ecco, mi sembrava che ce n'erano di più! E mi ha dato anche la sua cacca! Quindi i gatti mangiano galline! Buono sapersi, ma... ma pezzo di merda di un gatto... No, 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 sti gatti io li ributto in libertà perché non posso mangiarsi tutte le mie robe. Vaffanculo, morite, ma andate a cacare. Dalle carote, datemi le carote. Perché mi sa che gli slime dentro il mio recinto hanno un po' fame. E a quanto pare mangiano solo le carote. O anche i frutti, credo. Sì, sì, ok, mangiano anche i frutti. Sì, esatto, direi che mangiano anche i frutti. Via gallina e dammi la cacca. Qualcosa mi dice che i miei slime rosa sono un po' incazzati. Mi sa che hanno fame. Venite che vi do tutte le carote. Tutte le carote, vi do anche questi pogo fruit che sinceramente non so che cazzo farmene. Tutto, tutto. Guarda come saltellano, decisamente sono contenti. E questo mi fa capire che devo forse fargli i muri doppi. Perché stanno saltando un po' troppo veloce, eh. Ancora fame avete, tieni tutti i frutti, vi do tutti. Pom, 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 pom. Mamma mia, ogni volta è un trauma dargli... Raccogliere le cacche ogni volta è un trauma perché mi rimbalzano in testa e volano via. No, ce ne sono ancora un paio infelici. Te, mangia, mangia, ok, mangia anche tu. Perfetto. E ora sono in teoria tutti contenti, dammi qua. Cacca, cacca, cacca. Ma non è che mangiano anche le fragole per caso? Sì, mangiano tutto. Ma proprio mangiano tutto sti robi. Io vi do tutto, frega cazzo a me. Ciom, ciom, ciom. Tutto, tutto vi do, datemi cacca. Datemi cacca, producete. Producete rifiuti organici. Anzi, non rifiuti sto cazzo, è la mia fonte di soldi. Producete produzioni organiche per il vostro padrone. Devo fare piano piano così perché sennò va. Sennò mi fanno saltare. E altra cacca per me. Perfetto. Cos'è sto robo? Cos'è sto cerchietto che gira? Non ne ho idea. Non ne ho idea, ma forse roba per andare più avanti nel gioco. Va bene ragazzi, io direi che come primo episodio ci può... Può bastare, non so da quanto sto registrando, ma credo da parecchio. E spero tanto che questo gioco vi stia piacendo, perché a me piace un casino, è super coloratissimo e poi aspiro tutto. Ci vediamo al prossimo episodio, vi ricordo di mettere mi piace, di condividere il video su Facebook per aiutare il canale a crescere e di commentare. Ciao ciao.